Ok, allora io lavoro in Esprivia, sono Marcello Giuseppe, sono laureato in ingegneria informatica nel 2007, mi sono laureato alla specialistica. Io sono allocato nel gruppo mobile di Esprivia, che oramai opera in maniera diciamo continua da un paio di anni e quindi diciamo, mi occupo proprio di sviluppo mobile, di applicazioni mobile. Noi principalmente operiamo per ciò che concerne l'ambito B2B, quindi diciamo le nostre app non sono principalmente nelle app store o nei market store perché sono diretti a clienti come, diciamo, te ne cito due, Vodafone ed Eni. Volendo citare un'applicazione che stiamo curando in questo momento che è sull'App Store invece è l'autolettura. Non so se voi avete visto la pubblicità dell'Eni in cui si parla di quel per poter inserire in maniera manuale la lettura del contatore del gas. Vabbè, praticamente questa app la stiamo curando noi come laboratorio di Esprivia e in particolare la sto curando io proprio. E diciamo, noi facciamo sviluppo di applicazioni per queste quattro piattaforme, quindi principalmente iOS e Android, Windows Phone, adesso è iniziato a diventare importante. Anche se ancora a livello di penetrazione di mercato è abbastanza scarso, poi ovviamente BlackBerry, anche se comunque BlackBerry è in caduta libera. E utilizziamo appunto strumenti nativi, oggi vengono sviluppati su Android, oppure strumenti multipiattaforma, non so se voi conoscete strumenti come AppSelerator o PhoneGap, che sono degli strumenti che permettono lo sviluppo di un'app, di un codice sorgente che poi può essere deployato su più piattaforme. Diciamo, in realtà non funzionano benissimo, non esiste ancora un framework, per cui vi consiglio di imparare a sviluppare per tutte le piattaforme, perché non esiste ancora un framework che permette un solo codice, il deploy su tutte le piattaforme. In realtà questa è una chimera ad oggi, poi magari le cose miglioreranno. Iniziamo, vediamo di cosa parleremo. Come dicevo, vi faccio un breve cappello su Android, su questa piattaforma, perché è importante investire su questa piattaforma, sviluppare su Android. Poi vedremo come è composta un'applicazione Android, quindi andiamo sul pratico e in ultima istanza il laboratorio. Infatti, avevo scritto ieri su Facebook di munirvi di computer e degli ambienti di Android. Spero l'abbiate fatto perché altrimenti comunque non potrete seguire al meglio il tutorial. Cioè io vi diciamo, lo farò vedere io, però diciamo, se potreste farlo voi in prima persona è meglio per voi per poter imparare. Allora, vediamo subito la prima slide. Vabbè, diciamo, questa slide vi spiega perché diciamo, il fenomeno mobile si è sviluppato così tanto e perché conviene adesso investire sulla propria formazione per il mobile e sviluppare un'applicazione mobile. Diciamo, questa è una slide che mostra la penetrazione dello smartphone nella vita comune. Diciamo, si vede che dal 2009 al 2011 la percentuale di persone che utilizzano lo smartphone è salita in maniera abbastanza evidente. Cioè, qui la prima slide parla del 2009 in cui l'82% utilizza il feature phone, sarebbe diciamo il phone tradizionale essenzialmente, e il restante utilizza lo smartphone. Questa percentuale sale addirittura al 44% nel giro di 2 anni. E erroneamente si potrebbe pensare che questo fenomeno riguardi prevalentemente le fasce di età dai 23 ai 30, 40 anni, diciamo sì, in realtà la percentuale maggiore di persone che utilizzano lo smartphone è questa fascia di età, però c'è anche un over 55 dove su un totale del 100% dei telefoni che utilizzano queste persone il 25% dei telefoni sono smartphone, quindi anche negli over 55 sta prendendo questa tecnologia e quindi di conseguenza è importante sviluppare e investire su quest'ambito. Ora, altre due parole, qualche dato. Essenzialmente, come dicevo, esistono oramai, diciamo, lo smartphone è un fenomeno abbastanza diffuso, milioni di persone
lo utilizzano e addirittura le app che hanno superato quota 10 miliardi di copie di app scaricate. Quindi, vabbè, principalmente questi sono gli store attualmente più importanti. Chiaramente l'App Store è ancora a livello di numero di app presenti il leader, perché è nato prima, perché l'idea delle app viene da iOS, anche se Android sta recuperando, sta comunque raggiungendo la quota di iOS. Vabbè, chiaramente chi vuole in qualche modo che la sua attività sia remunerata, quindi fare dei guadagni, comunque il mercato iOS è il mercato migliore. Diciamo, anche se Android è più diffuso, ma la gente che ha iPhone tende a spendere di più, quindi fondamentalmente perché l'iPhone comunque costa di più, ha un livello più alto, la gente spende di più per le app e quindi i guadagni maggiori si hanno qui. Però ci sono anche dei costi di introduzione delle app, per questo poi magari ve ne parlo approfonditamente più tardi. Per quanto riguarda invece il Market Store di Android, è più facile realizzare un'app, più facile pubblicarla, ma diciamo a livello statisticamente le persone tendono a spendere meno, quindi i guadagni sono inferiori. Fondamentalmente questi sono altri dati di mercato. Come vi dicevo, Android è in forte rialzo e sta appunto superando iOS. Vabbè, questo diciamo sarebbe sono dati di vendita per quanto riguarda il 2011, non sono dati relativi al possesso, cioè non è, questo 48% non vuol dire che attualmente di tutti gli smartphone il 48% sono Android, ma che di tutti gli smartphone venduti nel 2011 il 48,8% sono Android, sono tantissimi effettivamente, iOS è solo 19%, Symbian oramai personalmente credo sia morto, quindi con la joint venture Nokia Windows Phone il Symbian è destinato a morire. BlackBerry è più per utenza business e non per utenza customer, perché dà dei privilegi, dei vantaggi per l'industria che attualmente le altre piattaforme non danno, e quindi per ora sopravvive, ma morirà penso anche lui. Bada, vabbè, è poco rilevante. Windows Phone potrebbe salire perché è nato da poco ed è comunque un bel progetto, nonostante io sia anti-Microsoft, però comunque ho visto il sistema operativo funziona, quindi potrebbe guadagnare quote di mercato. Diciamo, questo è un'altra slide che in qualche modo rappresenta il trend di vendite. Come si vede Android è in parabola ascendente per quanto riguarda il market share delle vendite, continua a salire. iOS, questo è Symbian che come vi dicevo sta precipitando, questo celeste, gli altri più o meno sono stazionari, iOS si mantiene su una buona quota di mercato, gli altri scendono tutti, Windows Mobile è appena entrato, potrebbe salire nel giro di 2 anni. Allora, perché Android? Allora, il linguaggio di programmazione con cui sono fatte le app di Android è principalmente il Java, che è un linguaggio molto diffuso e molto più semplice dell'Objective-C. Non so se avete fatto un tutorial per quanto riguarda iPhone, ma l'Objective-C è un linguaggio abbastanza astruso e ostico da imparare, diciamo ha una curva di apprendimento molto più alta. Invece quanto riguarda il Java e lo sviluppo su Android, per chi ha esperienza in programmazione ad oggetti è molto più semplice, dovrebbe riuscire in maniera rapida a poter fare già la prima app. Inoltre Android è un sistema operativo, come penso sappiate, open source, quindi a differenza ovviamente degli iOS e di Windows Phone, e i tool di sviluppo sono gratuiti, cioè io posso scaricare gratuitamente l'Eclipse, e forse dopo vi farò vedere come funzionano, è il plugin per poter sviluppare le applicazioni senza pagare niente. Posso pubblicare un'app sul Market Store di Android pagando una minima quota, una tantum di $25, ma poi posso pubblicare gratis, mentre per citarvi i costi di iOS, io devo pagare $100 all'anno per poter pubblicare un'app, e affinché questa rimanga sull'App Store devo pagare questi $100 ogni anno,
Inoltre la Apple si prende il 30% su ciascuna vendita della propria, 30% è tantissimo, su ciascuna copia che sto vendendo, quindi tantissimo, cosa che non succede ovviamente nel market store. Inoltre senza questa fee di 100 euro all'anno, 100 dollari scusate, non si può pubblicare l'app sull'App Store. Inoltre, penso lo sappiate, per programmare su iOS serve un Mac, che ha un suo costo, quindi diciamo non è come invece Android, che può essere programmato su Linux, su Windows, un po' dove vi pare, diciamo. Allora, inoltre l'installazione, quindi la divulgazione di un'app Android è molto più semplice. Vi dico che per installare un'applicazione su un cellulare iPhone è una procedura laboriosa, è molto molto difficile, bisogna certificare, quindi creare un certificato ad hoc, e quindi se io voglio diffondere la mia applicazione ad esempio sul mio sito non lo posso fare, a meno che non ho un account enterprise che costa 300 dollari all'anno, per intenderci. E quindi, diciamo, se invece voglio diffondere la mia app sul mio sito web, lo posso fare con Android, metto il pacchetto e la persona se lo può installare in maniera molto semplice e senza alcun costo. Quindi, diciamo, il time to market per quanto riguarda Android è sicuramente più veloce, diciamo, perché oltretutto quando io faccio la sottoscrizione per iOS, l'abbonamento non solo devo pagare 100 dollari, ma devo anche aspettare che mi approvano un mese, due mesi, non so quanto decidono loro. Ecco il perché fondamentalmente Android è il sistema operativo più diffuso attualmente, e volendo fare un paragone con gli anni 80 è come se fosse il Windows dei cellulari, cioè praticamente va su qualsiasi dispositivo, quindi stiamo parlando di Samsung, HTC, comunque LG, Acer, Motorola e chi più ne ha più ne metta, e chiaramente questo perché il sistema operativo Android è molto versatile, è pensato per girare su una miriade di dispositivi, e questo però vi può creare dei problemi durante lo sviluppo, però questo ve lo spiegherò più tardi. Vabbè, questa è una slide per farvi capire come Android praticamente è montato su qualsiasi cosa, diciamo, questo è un forno microonde con Android, vabbè, diciamo, non so cosa possa servire Android su forno microonde, sicuramente saranno dei nerdoni quelli che l'hanno fatto, però vabbè, se volete leggetevi la notizia, vi ho lasciato il link. Allora, questa è l'architettura di Android, diciamo, adesso vediamo più in dettaglio come funziona il sistema operativo e essenzialmente quali sono le sue caratteristiche. Adesso vi spiegherò pezzo per pezzo. Allora, Android è fondamentalmente uno stack, avete visto, è una pila, essenzialmente ha tre strati, chiaramente quando si parla di architettura a strati, se avete studiato le ISO OSI, essenzialmente ciascuno strato inferiore fornisce dei servizi allo strato superiore e rendendoli trasparenti allo strato immediatamente superiore, cioè praticamente qui l'ultimo strato fornisce servizi al secondo che a sua volta li fornisce al primo, e noi poi utilizziamo le librerie messe a disposizione di Android per poter sviluppare le applicazioni, e gli ultimi due strati ci sono praticamente trasparenti, diciamo, non li vediamo. Sono gestiti interamente dal sistema operativo. Vabbè, ve le spiego in maniera più in dettaglio. Essenzialmente il sistema operativo Android è basato su Linux, ma non è Linux. Si appoggia su kernel Linux maggiore di 2.6 e vabbè, driver per l'hardware, questo vuol dire che nell'ultimo strato ci sono tutti i driver per poter interfacciarsi con diciamo l'hardware del telefono. Voi sapete che il driver è il metodo attraverso il quale il computer parla con, diciamo, l'hardware del telefono, quindi il GPS, l'accelerometro o tutte le altre, la tastiera, il monitor e così via. Come dicevo, lo strato inferiore contiene il kernel basato su Linux, i driver che permettono di interfacciarsi ai pezzi del dispositivo, quindi GPS, accelerometro, come dicevo prima, e tutti i servizi principali per quanto riguarda sicurezza, gestione della memoria, gestione dei processi e gestione della rete.
La seconda parte, lo stadio intermedio, sono le librerie che sono esposte attraverso l'application framework. Cioè, non so se riuscite a vedere, ve ne cito qualcuna di queste presenti qui, diciamo, in queste librerie. Il Surface Manager, per esempio, ci permette diciamo, l'accesso alle funzioni del display, quindi permette di realizzare le interfacce essenzialmente 2D che noi mostriamo all'utente. Poi abbiamo SQLite, per esempio il DBMS presente in tutti i cellulari Android, il Database Management System, attraverso il quale noi possiamo munire la nostra applicazione di un database, perché c'è un database a livello di sistema operativo al cui possiamo accedere, possiamo quindi vedremo che ci sono delle API per poter accedere, poter scrivere dei dati nel questo database qui condiviso tra tutte le app. Poi ci sono altri componenti, ad esempio l'SSL, Socket Secure Layer, che è appunto per la connessione sicura, e vabbè, diciamo, e altri dati tipo l'OpenGL che serve per le librerie 3D e così via. Questo Android Runtime sarebbe la virtual machine che fa girare il codice. Vabbè, diciamo che per quanti conoscono Java sapete che Java non è un linguaggio compilato al 100%, cioè il codice Java viene compilato in un bytecode ed interpretato poi a runtime dalla Java virtual machine, e questo permette la portabilità su tutti i vari sistemi. Diciamo Android è basato su Java e ha la sua virtual machine che si chiama Delvik virtual machine, che per, diciamo, il codice scritto in Java viene compilato in un bytecode Delvik che viene eseguito in questa virtual machine. Poi vediamo, diciamo, l'ultimo strato, che è quello, diciamo, che più interessa lo sviluppatore, e sono le API di alto livello che sono mediante le quali noi possiamo accedere a dei servizi e realizzare le nostre app. Cioè, ad esempio il Telephony Manager, come vedremo, è una classe che mi permette di accedere all'elenco dei contatti del telefono, alle chiamate e così via. View System invece mi permette di gestire le interfacce grafiche, e Wrap, quello che abbiamo visto prima, cioè il componente del Surface Manager. Cioè noi non ci interfacciamo con Surface Manager, ci interfacciamo con il View System che a sua volta chiama il Surface Manager. E poi ci sono altre librerie che possiamo utilizzare. La cosa, diciamo, importante di Android è che sia le app native che noi troviamo già installate sul telefono, sia le app che realizzate da noi, da terze parti, utilizzano le stesse API, che sono le API appunto dell'Application Framework. Allora, andiamo in dettaglio sulle applicazioni mobili. Sono essenzialmente di due tipi: le web app che girano in un browser. Io leggevo che su Facebook, nel gruppo di follow up, che alcuni di voi hanno avuto esperienze di sviluppo su PhoneGap. PhoneGap è fondamentalmente ciò che andiamo a realizzare, sono delle web app che poi sono in qualche modo wrappate in modo da mascherarle da app fittizie, ma in realtà sono appunto delle web app che sono scritte in HTML, JavaScript e Flash. Ora, questo ha dei vantaggi e degli svantaggi. Quando scrivo una web app solitamente la realizzo una sola volta, poi adatto la grafica a seconda del dispositivo, ma fondamentalmente il codice è scritto una sola volta. Se scrivo invece un'app nativa, che quindi gira sul dispositivo, devo scrivere per tutte le piattaforme, come dicevo, quindi bisogna conoscere tutti i linguaggi, quindi iOS, Android e Windows Phone principalmente. Bene, noi vedremo comunque lo sviluppo nativo e non lo sviluppo delle web app, diciamo, nel corso di questa presentazione. Allora, vediamo in dettaglio che cosa è una app nativa. Sono scritte in Java utilizzando la Software Development Kit ufficiale che è rilasciata e distribuita da Google. Diciamo, innanzitutto io vi ho detto che Android utilizza Java, però non è tutto Java, è un sottoinsieme del linguaggio Java. Ci sono delle librerie non supportate, come ad esempio Swing e AVT, però è un sottoinsieme abbastanza esaustivo, che è abbastanza potente Android.
Il codice come di Java, come vi dicevo in precedenza, è compilato in un bytecode Delvic che è ottimizzato per i sistemi per i mobile, quindi diciamo ha un consumo della batteria inferiore, un utilizzo delle risorse inferiore, perché comunque gli smartphone stanno raggiungendo livelli di calcolo praticamente pari ai vecchi PC, ma non sono ancora come i PC, quindi fondamentalmente la macchina virtuale Delvic è una macchina virtuale che ha performance più limitate e quindi deve consumare risorse più limitate. Quindi la Dalvik, come vi dicevo prima, esegue i file Dex. Vabbè, tutto questo comunque è trasparente allo sviluppatore. Lo sviluppatore utilizza la SDK, poi è lo stesso ambiente che compila il codice in questo bytecode, il sistema operativo Android che lo esegue. Noi diciamo lo sviluppatore non si occupa di questo, diciamo, a meno che non dobbiate modificare il sistema operativo.